Si è tenuto questo weekend l'evento dedicato alla memoria di Padre Damiani, a 78 anni dalla fondazione di quel collegio pesarese diventato casa per tantissimi esuli di Istria, Fiume e Dalmazia. Un sogno per chi ha organizzato l'evento, un momento di ricordo e di gioia per i tanti figli di Padre Damiani giunti allo sperimentale di Pesaro per l'occasione. Stiamo celebrando non tanto e semplicemente la memoria di un uomo, ma stiamo così contemplando l'opera di Dio. E vedere questa mattina tutti gli ex alunni a casa Padre Damiani che si andavano a ricercare nelle fotografie per vedere io ero lì, ero là, è bellissimo. Abbiamo vissuto momenti di forte intensità emotiva, il cuore veramente palpitava, e oggi pomeriggio vorremmo dare questa emozione a Pesaro, alla nostra città, perché poi alla fine quello che conta è che ognuno di noi che sta a Pesaro si renda conto della ricchezza che ha questa città in persone che sono capaci di generare bene coinvolgendo tante altre persone. Padre Damiani, posso dire, è stato fondamentale nella mia vita. Da esule istriano ho passato delle peripezie notevoli, non le sto a elencare, comunque la situazione era quella. Sono stato ospitato presso Padre Damiani, presso la sua opera, dal 1955 al 1961. E di Pesaro sono ricordi da ragazzino, perché c'era disciplina in collegio, ma d'altra parte eravamo i mille. E quindi bisogna pensare alla responsabilità di Padre Damiani, perché tante volte in famiglia basta avere uno, due, tre figli, ci sono già problemi. Avere la responsabilità di mille potete, e quindi qualcuno questa disciplina è pesata. A me, tutto sommato, no. Sono andato militare, gli altri si lamentavano della disciplina, a me sembrava di essere in colonia. Io debbo molto a Padre Damiani, debbo la mia vocazione, perché ho visto un prete, un uomo e un prete. Come uomo mi ha subito affascinato, come prete mi ha altrettanto affascinato perché ho visto due cose che poi mi sono servite moltissimo per la mia vita sacerdotale. Prima di tutto è un atteggiamento di fede. Quello che maggiormente, come dire, spingeva, urgeva, faceva urgenza dentro Don Pietro, era una grande fede. È una cosa spaventosa. Io lo vedevo quando gli servivo la messa, quando poi anche da ragazzo, da grande, da seminarista, sono stato con lui anche d'estate, venivo dopo Fano, venivo qui a aiutare le colonie. Vedevo come pregava e come diceva la messa, con un atteggiamento di fede che rarissimamente io l'ho visto in altri. E poi anche le sue lettere che mi spediva poi dopo, più tardi, sempre la parola fede, fede, fede. Questa è la prima cosa che mi ha affascinato. E poi chiaramente l'amore e la carità la si è vista. Non è che c'è bisogno di parlare dell'amore di Padre Damiani verso gli altri, perché si è visto nelle opere.